Una gara d'appalto a giugno per dotarsi del centro unico di prenotazione regionale. CUP dunque unificati, anche se al momento impossibilitati a farlo a causa della mancanza di informazione delle ASL. A far emergere quella che è l'intenzione della Regione è stata la riunione della Commissione Bilancio, in cui sono stati sentiti i gestori dei servizi informatici di prenotazioni sanitarie della Puglia. La gara d'appalto, come detto, con ogni probabilità sarà bandita entro giugno, così come annunciato dal direttore del Dipartimento Salute, Montanari. Tra i 6 e i 7 milioni di euro il valore del capitolato. Tutto sarà comunque spiegato nei dettagli a breve ai direttori delle ASL pugliesi e nella partita sarà comunque coinvolta anche l'Ares. Un passaggio, quello del CUP unico, che viene ritenuto epocale e che rappresenta un cavallo di battaglia di alcune forze politiche come il Movimento 5 Stelle e Azione. Tuttavia bisogna superare alcuni problemi. A cominciare dai sistemi informatici, un nuovo software avanzato renderà il tutto possibile, anche se proprio per le due forze politiche diventa indispensabile efficientare l'attuale sistema sin da subito, in considerazione del fatto che gli attuali sistemi informatici che gestiscono i CUP della Puglia sono in grado di dialogare e scambiarsi informazioni tra loro. Per l'espletamento della gara serviranno comunque mesi, almeno 6, sussurrano dalla Regione.